noi abbiamo una sanità buona in Toscana, ma si corre il rischio che la sanità pubblica entri in crisi, sia per la mancanza di finanziamenti nazionali, sia per errori che ci sono nella gestione, e quindi vanno fatti dei correttivi. È un documento comune voluto dalla Fabbrica delle Idee, dal Calcit, dalle ACLI, dall'ARCI, dalla Fondazione Andrea Cesalpino e dai sindacati, quello consegnato nelle mani del governatore della Toscana Eugenio Giani sul futuro della sanità, in particolare della sanità pubblica aretina. Noi abbiamo avuto in questi anni il Fondo Sanitario Nazionale, che è stato utilizzato per ridurre il debito dello Stato, per spostare risorse da un capitolo di spesa ad un altro. Con il governo Draghi si era ricominciato a risalire al 7% del PIL, che è ora inferiore alla media del 10-12% della Francia e della Germania. Ora con il bilancio 2023 di questo governo siamo scesi al 6%, ma la cosa che mi fa paura è che questi finanziamenti non sono sufficienti neanche a coprire le spese. Basta pensare alle spese per il Covid, le spese per l'aumento di luce, gas, e c'è un clima particolare che, se seguita in questo modo, corriamo il rischio di un default della sanità pubblica. Forti critiche anche rispetto al modello delle cosiddette aslone. Una idea ispiratrice giusta e corretta, che era di costruire intorno alle grandi ospedalieri universitari delle aree, in modo che ci fosse un'integrazione di rete, perché nessun ospedale è in grado di fare da solo, nessuno è autosufficiente. La verità è che la costruzione è stata una costruzione, il modello accentrato, sono prevalse spinte burocratiche, ora va rivisto, dopo vari anni dobbiamo rivederlo, accorciando la linea di comando più vicina agli operatori, coinvolgendo gli operatori, coinvolgendo i territori.